Non si conosce l'importo effettivo nemmeno a spanne, ma si parla di una somma ingente, né si conosce il luogo preciso del ritrovamento dei soldi in contanti all'interno del comune di Vicenza, nemmeno la data precisa, parlando solo genericamente di alcune settimane fa. Tutto questo perché chi si presenterà da adesso in poi al comando cittadino della polizia locale Verica dovrà fornire più dettagli possibili per dimostrare senza timori di smentita di essere il legittimo proprietario del denaro smarrito, evitando così la prevedibile sfilata di furbetti di turno a suonare il campanello del comando cittadino. L'unica certezza nota risiede nel fatto che il malloppo di recente è stato consegnato da un onestissimo cittadino nelle mani degli agenti in servizio in quei frangenti, i quali non hanno potuto che strabuzzare gli occhi e, superato l'attimo di titubanza, complimentarsi per il senso civico. Nessun indizio preciso sarebbe emerso sulla sua provenienza. Ed ecco che agli operatori degli uffici di strada del soccorso soccorsetto non è rimasto che rivolgere un messaggio pubblico con diffusione via social e stampa, suscitando una certa curiosità tra i vicentini per la notizia del tesoretto che cerca, per così dire, famiglia. Di certo però in quella dell'apparente fortunello che lo ha ritrovato in circostanze e luoghi per il momento ancora rimasti misteriosi saranno rivelati probabilmente una volta conclusa la vicenda. Si tratterebbe di un residente in città che dopo un'attenta riflessione ha scelto di agire in via di anticipo e portare la somma di denaro alle forze dell'ordine.